La divisione della società romana, quella più antica, tra patrizi e plebei, risale certamente al periodo in cui Roma era retta dalla monarchia, tra il 753 e il 509 a.C. Ma chi furono esattamente i patrizi e i plebei? Come si formò una tale divisione? Tutti gli storici di Roma antica si sono posti queste domande e le risposte sono state le più varie. Ecco alcune ipotesi. Per quel che riguarda i patrizi, innanzitutto, il termine patrizio deriva certamente da pater, una parola latina che non significa semplicemente padre, ma che ha anche valore nobiliare, indicando una persona di grande influenza e prestigio. Non a caso i senatori erano detti patres. I patrizi godevano di larghi privilegi. Essi soli avevano incarichi religiosi. Per esempio, potevano avvicinarsi all'altare del Dio, prevedere il futuro scrutando le viscere degli animali uccisi o il volo degli uccelli. Essi soli, alla morte del re e poi dei consoli, potevano reggere lo Stato in attesa della successione. I patrizi erano pochi. Si pensa che ai tempi in cui Roma contava circa 60.000 abitanti, essi fossero non più di 1.500. Per quel che riguarda i plebei, non si conosce innanzitutto l'etimologia, l'origine del termine plebei. In secondo luogo, i plebei non furono una massa uniforme di gente miserabile. Vi furono sicuramente dei poveri, ma anche persone che vivevano in modo discreto. Infatti, l'esercito di Roma, composto di circa 6.000 uomini, comprendeva un buon numero di plebei e a quell'epoca chi militava nell'esercito doveva essere in grado di acquistare la corazza e le armi, oggetti assai costosi. Il plebeo era fortemente isolato, non poteva sposare una persona patrizia, almeno fino al 445 a.C., quando una legge, la Lex Canuleia, abolì questo divieto. Non poteva frequentare i templi sacri dei patrizi, non poteva coltivare nei campi riservati ai patrizi. Perché una così ferrea divisione di classe? La ragione ipotetica è la seguente. Si ipotizza che i plebei fossero i discendenti di un'antica popolazione non originaria di Roma, entrata in contatto con i latini, ma tenuti poco in considerazione, ai margini della vita pubblica. Forse queste antiche genti erano di origine etrusca.